direttamente sfruttando la performance computing che cerca di un data center, i nostri geologi con le loro competenze riescono a fare la differenza nel trovare le risorse, nell'analisi della terra, nel andare a, diciamo così, minimizzare anche l'impatto ambientale. Quindi tutto questo attraverso una collaborazione che è distribuita nel mondo e si basa fondamentalmente su delle grosse banche dati, su questi tipi di tecnologie, ma soprattutto sulla capacità delle persone di lavorare in ambienti molto eterogenei, distribuiti nel mondo e multiculturali. Ieri avevamo con noi in videoconference attraverso i nostri strumenti di collaboration un ragazzo che lavora in Iraq, ha già fatto un'esperienza qualche anno fa di 3 anni, adesso era di nuovo in Iraq, tra un po' si trasferirà in Angola e quindi in paesi anche complessi dove la domanda che gli ho fatto ieri, non conoscendolo, è: ma come, quali sono le tue leve, le tue cose che metti in campo per gestire tutte queste differenze? E la risposta è proprio il rispetto, la gestione della multiculturalità e soprattutto capire i comportamenti che stanno nel DNA, nella storia delle persone dei paesi in cui operiamo. Ancora insisto, poi andremo verso le conclusioni. Questo è un altro esempio. Sistema integrato a San Francisco per realizzare, cosa stiamo realizzando? Quello che abbiamo chiamato il Digital Lighthouse, ovvero il nostro primo impianto digitalizzato che abbiamo fatto tra l'altro in Italia, in Valdagri, andando a portare concetti di manutenzione predittiva, sistemi di analytics sui dati, sistemi di prevenzione e protezione rispetto al lavoro che viene fatto in campo. L'abbiamo fatto in Italia, è stato un ottimo successo perché ha automatizzato tutta una serie di processi e ha permesso sia a chi sta in campo sia a chi sta nel headquarter di San Donato di Roma di avere una visibilità della manutenzione, di anticipare le manutenzioni, diciamo quello che chiamiamo l'asset integrity, cioè la cura completa dei nostri asset industriali. Quindi, sistema integrato a San Francisco, team di lavoro operativi a Luanda, in Angola e a Città del Messico, e la parte di sviluppo Milano, Roma, Parigi. Questo è un tipico esempio in cui diciamo, lavorare e funzionare con culture diverse, con strumenti diversi, sta funzionando e stiamo portando questi sistemi in giro per il mondo.